Buongiorno a tutti. A nome del comitato organizzatore di Festival Letteratura ringraziamo gruppo Tea per aver contribuito alla realizzazione di questo evento. A mettere gli accenti al loro posto Marta Bacigalupo e Lorenzo Pirovano. Buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovati eh, sotto la tenda degli accenti. Oggi è fresca mattina, siamo tutti più freschi il primo accento della mattinata. Ma sono sicuro che probabilmente nell'ultima mezz'ora... Vittorio Lingiardi si sarà già accorto di quanto incredibile, meraviglioso, perfettamente organizzato, non, non, probabilmente il miglior festival del mondo sia il festival letteratura, qual, non lo so, irripetibile, non ho più gli aggettivi. Ok, va bene, infatti, infatti nella prossima mezz'ora eh, ci accompagnerà tutti insieme alla scoperta dei territori incerti del disturbo narcisistico di personalità, da cui evidentemente siamo affetti. Nelle Terre dei Narcisi un accento di Vittorio Lingiardi inizia ora. Buongiorno, buon mattino. Allora, beh, insomma, la, la presentazione la dice lunga, però diciamo veniamo assolti nel complimentarci con il festival perché comunque non si parlava... Della, delle persone che fanno il festival, ma del festival come momento anche di ebbrezza narcisistica di tanti tutti insieme e questa potrebbe essere una delle idee che ci guida tra poco nel riflettere sul narcisismo sano, che è appunto uno dei territori del narcisismo. Eh, anche se il libro è molto piccolo <coughs> e, e, e si compone di due parti, la prima si intitola Il caso mitico e ovviamente non può che prendere le mosse da Ovidio e dalle metamorfosi e dal mito eh, di Narciso raccontato da Ovidio, e la seconda si chiama Il caso clinico e prende le mosse invece dalla diagnostica, prima psicoanalitica freudiana, poi psichiatrica, eh, attorno alla personalità narcisistica. Ma... La prima, quindi ho dovuto scegliere, l'ho scelto anche perché, insomma, così no, non perdiamo il filo eh, e la mezz'ora scorre senza eh, troppe divagazioni. Eh, ho scelto, non so se si vede, una immagine che evoca il mito di Narciso: perché c'è una, una figura che si specchia nell'acqua e si guarda appunto nel riflesso ma come vedete c'è una piccola variante rispetto al mito. La variante è che la figura rispecchiata, l'immagine riflessa saluta il giardiniere narciso col suo bellissimo innaffiatoio e quindi propone uno scarto all'identità e alla ripetizione, che sono due delle caratteristiche eh, del mito di Narciso. Cioè, se voi pensate che quando eh, nasce Narciso e la ninfa Lirope va dal grande indovino dell'epoca che è Tiresia e chiede a Tiresia, ma mio figlio, questo bambino già bellissimo e già molto amato, conoscerà la vecchiaia e quindi sostanzialmente vivrà a lungo, Tiresia risponde si se non noverit, che vuol dire se riuscirà a non conoscersi, lo diciamo in latino perché viene da Ovidio. Ma l'altra grande eh, diciamo, oracolo dell'antichità greca era molto diverso, era scritto sul tempio di Apollo a Delfi e diceva conosci, conosci te stesso. Allora il tema del narcisismo ha a che fare con la conoscenza, ma sembra una conoscenza ribaltata da quella dell'oracolo di Delfi. Perché Narciso vivrà a lungo se riuscirà a non conoscersi? Perché la conoscenza a cui allude Tiresia è quella dell'incontro con l'immagine riflessa, è quella dell'inameramento verso se stessi, è quella appunto, come dicevo prima, della ripetizione. Il mio lavoro e il lavoro clinico con le tante persone che soffrono, poi vedremo all'interno di questo grande arcipelago in quali e quanti modi che soffrono di tematiche legate al narcisismo è quello di creare lo scarto per cui muore il narciso che si riflette e quindi muore il narciso identico a se stesso, muore il narciso che non vede la differenza, non vede l'altro, non ha un ascolto e questa morte, però, è quella che consente poi la ripresa vitale nella complessità delle variazioni, eh, delle relazioni, degli incontri. Questo perché il tema del narcisismo miticamente porta già con sé alcune, eh, alcuni spunti che ritroviamo nella clinica. Uno... Come dicevo, è quello del non ascolto. Fondamentale è la figura della ninfa Eco che continua a ripetere a Narciso il suo amore. Narciso non la ascolta, non assorbe questa voce innamorata e la voce rimbalza finché la ninfa si trasforma in solo voce, appunto in un eco. L'altro tema è che la disperazione narcisistica di questo amore impossibile verso se stessi che porta addirittura il giovane Narciso nella descrizione bellissima che ne fa Ovidio a cercare di afferrarsi, abbracciarsi, ma l'acqua, come sapete, non restituisce consistenza corporea, muore disperato tra le lacrime per questa impossibilità di possedere l'amore per se stesso e muore, morendo da vita a un fiore che si chiama appunto Narciso, ma se avete un eco etimologica delle parole, nel, nel, nella parola narciso sentite l'evocazione della narcosi, della narché, cioè della anestesia, della forma fissa e profondamente mortifera che la mancanza di alterità e la mancanza di riconoscimento dell'altro e la capacità di interiorizzare l'ascolto e non rimbalzarlo nell'eco della ninfa eco, è proprio caratteristica fondamentale, quasi una bellezza come nelle statue di Canova, marmorea, perfetta, ma in un'autocontemplazione che nel suo saggio introduzione al narcisismo, nei primi anni del secolo scorso, nel 1914, Freud ricollegherà questa tematica dell'autoerotismo, nel senso della, diciamo, del rivolgere la libido delle passioni e degli investimenti solo su se stessi. Ma come dicevo prima partirei dal tema del narcisismo sano perché eh, siamo abituati a ricondurre narcisista, narcisismo, personalità narcisistica a qualche cosa che non funziona, qualche cosa che produce anche molto dolore nelle relazioni. E questo termine, tra l'altro, rimbalza nel, nel corso del tempo. Eh, Potremmo isolare dei momenti molto interessanti: quello mitico, poi quello psicoanalitico. Ricordavo prima il saggio di Freud, e poi negli anni '70 quello sociale, quello di, di Christopher Lush, che inizia a parlare di una cultura del narcisismo. Che arriva poi in modi diversi e poi amplificati dalla vita sulla rete fino ai giorni nostri e quindi trasforma questa parola in una specie di riflesso centuplicato eh, nella, nella, nella vita sociale, alla ricerca, diciamo così, di una, eh, alla ricerca fondamentalmente direi di essere visti di essere guardati e questo è un tema molto interessante perché tutti pensano che questa mania per l'immagine che percorre il tema narcisistico sia solo autocontemplativa in realtà porta con sé e nasconde in sé una grossa sofferenza che è proprio il desiderio di essere visti per essere riconosciuti e per essere ammirati il tema, psicoanaliticamente parlando, e quello che vediamo nella vita delle relazioni in psicoterapia, è proprio quello di una fluttuazione continua della stima di sé che porta le persone o a una sottovalutazione del proprio valore o a una sopravvalutazione del proprio valore e in modi diversi consegna agli altri, consegna al mondo, consegna al successo eh, o consegna all'idealizzazione. Uh, il, il termostato della propria autostima e del proprio valore. Ma dicevo che una, una cosa che mi ha colpito, anche perché appunto molti che hanno letto il libro me l'hanno restituita uh, con stupore, è che si può essere narcisisticamente sani. Per non perderci troppo in descrizioni cliniche, anche se alcuni esempi penso siano importanti, un narcisista sano è una persona che combatte per se stesso, per la propria affermazione, per raggiungere il proprio, i propri obiettivi e anche per essere ammirato. Però non gioisce per il fallimento altrui, questo è un tema estremamente importante. Eh, la persona con un narcisismo sano è una persona anche concentrata su di sé, ci sono forme di, di egocentrismo non necessariamente patologiche e distruttive, anzi partiamo dalla prima frase di questo scritto mio, tutti. Siamo narcisisti, ma non tutti nello stesso modo e soprattutto non tutti abbiamo un disturbo narcisistico della personalità. Ecco, quali sono gli elementi che consentono di capire se il territorio che tutti abitiamo e che tutti percorriamo della personalità narcisistica è un territorio che prosegue verso eh, aree di, di patologia e di disturbo? Per esempio la capacità, come dicevo prima, di riconoscimento dell'altro, di ascolto, la capacità di provare una, un sentimento di empatia, di mettersi nei panni di un'altra persona e anche di saper ridimensionare le proprie ambizioni e la propria diciamo così, dimensione più egoistica e egocentrica quando le circostanze lo richiedono. Un esempio che io faccio che mi ha molto colpito. È proprio una storia che ho ascoltato che avveniva a un funerale di un amico che non riusciva assolutamente a mettersi in relazione con il lutto che le persone attorno a lui stavano vivendo perché era estremamente concentrato su come sarebbe stato vissuto, visto il, la sua partecipazione. Ecco, questa difficoltà a spostare l'accento, giusto appunto, da se stesso agli altri è un tema che distingue un narcisismo sano a, a, da un narcisismo più patologico. Ma un modo molto bello, poetico, che eh, ci aiuta a capire... Chi può essere una persona narcisisticamente sana, anche le, pur avendo le caratteristiche del narcisismo, è, è in qualche verso di Vittorio Sereni, che descrivendo un, il poeta Umberto Saba dice sempre di sé parlava e questa è una caratteristica di persone che hanno una tematica narcisistica, cioè pensano sempre che comunque l'altro è interessato all'ascolto delle proprie prodezze, delle proprie bravure, ma come lui nessuno ho conosciuto che di sé parlando e ad altri vita chiedendo nel parlare, altrettanta e tanta, più ne desse, a chi stava ad ascoltarlo. Ecco, vedete che qua rimaniamo in un contenitore non di tipo patologico, non di tipo disturbante, non di tipo uh, annientante le personalità altrui perché c'è un interesse che si genera nell'incontro. Quindi consapevolezza del proprio valore, soddisfazione delle proprie capacità senza Desiderio del fallimento degli altri, una anche capacità di vivere dei sentimenti di invidia che inevitabilmente ci abitano senza che questa invidia porti con sé aggressività o peggio ancora sabotaggio. Una collaborazione, possiamo dire, tra la necessità di essere guardati e considerati, ma anche la capacità in questo movimento reciproco, che ricordo la parola reciproco è composta da un recus che significa che ci rimanda all'idea di arretrare e procus che ci rimanda all'idea di avanzare, quindi un mettere a fuoco contemporaneamente allontanandosi e avvicinandosi l'altra persona in un gioco appunto di reciprocità e di riconoscimento. E poi credo che l'altro grande tema che non abita i territori del narcisismo patologico è la capacità di provare gratitudine. Cioè, L'ultimo scritto di, di Oliver Sachs si intitola proprio Gratitudine e io lo prendo spesso ad esempio per raccontare come anche la vita di un grande personaggio e inevitabilmente i grandi personaggi abitano i territori del narcisismo, però con la capacità, pur in un momento conclusivo, pur in un momento di malattia, di cecità, eh, di esprimere nei confronti della vita attraversata e nei confronti delle persone vicino a lui questo sentimento di gratitudine. Il sentimento di gratitudine quando ci avventuriamo nella terre, nelle terre più dolorose e più disturbanti del narcisismo è interdetto. E non a caso c'è un famoso scritto di Melanie Klein, che ha studiato anche nell'infanzia l'organizzarsi eh, diciamo, di questi stati affettivi e di queste componenti inevitabili della nostra vita psichica, un saggio che si intitola Invidia e Gratitudine, proprio perché l'impossibilità di provare gratitudine consiste nella difficoltà di accettare che qualcuno ti ha potuto dare qualche cosa. Perché se qualcuno ti ha potuto dare qualche cosa, una persona che hai amato, un maestro che hai avuto, vuol dire che tu non lo avevi. E allora questa, questo riconoscimento di una lacuna originaria, che però anche può essere stata meravigliosamente colmata proprio dalla, dal nutrimento dell'altro, però costringe il soggetto a riconoscere che non è autosufficiente, quindi vedete che torna questo tema del torpore, dell'anestesia, che è appunto una forma di onnipotenza autosufficiente che esclude la possibilità di ricevere qualche cosa da qualcun altro. Allora, non funziona. Avevo ancora... Gentilmente ecco. allora, se noi ci muoviamo nella grande, c'è cioè un arcipelago nell'arcipelago, perché io in questo libro mi sono occupato delle diverse declinazioni della galassia delle personalità narcisistiche, ma se cerchiamo l'arcipelago in un arcipelago più ampio che è quello di tutte le personalità, e, ci, e banalmente ci riferiamo al manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell'American Psychiatric Association, il controversissimo ma per certi aspetti insomma, eh, indispensabile per una panoramica nosografica di SM, eh, alla sua quinta edizione, vediamo che in, questa, diciamo, in questo firmamento di personalità dove i tratti sono così intensi e così pervasivi da segnare il passaggio, che potremmo dire, da uno stile individuale a un disturbo che necessita di diagnosi e di cura, abbiamo un'area che si riferisce sostanzialmente a delle modalità di pensare, l'area paranoide o l'area schizzoide, l'area schizotipica, per esempio il tema di un pensiero di eh, complotto gli altri nei miei confronti, definisce la personalità paranoide un'aspettativa di danno. Oppure abbiamo un'altra grande area che è quella che il DSM riconduce al cluster cosiddetto C, che è più legata agli aspetti. Fobici e ossessivi, e quindi di controllo più nevrotico nell'organizzazione uh, nell della propria vita delle proprie relazioni, e quindi abbiamo degli aspetti di dipendenza relazionale, di ossessività come ordine e controllo anche anche autocontrollo dell'aggressività oppure di evitamento delle situazioni che, possono, che possiamo considerare o degli oggetti che possiamo considerare eh, ansiogeni. Ma c'è poi, vedete, un arcipelago centrale che si chiama Cluster B e che contiene invece una serie di declinazioni di personalità che abitano soprattutto le relazioni. I pensieri nel primo caso, le paure e le ansie nel terzo, le relazioni nel secondo, nel secondo cluster. E è molto difficile distinguere dentro questo ambito gli elementi puramente narcisistici, quelli puramente istrionici, quelli più borderline e quelli più antisociali. E per questo il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali segna in effetti un limite, perché pretende di separare degli aspetti di personalità che vanno abbastanza insieme. Ma sicuramente in questo sforzo di schematizzazione il tema della personalità narcisistica parla di grandiosità, di bisogno costante di ammirazione di incapacità di trarre piacere dalle attività quotidiane perché continuamente in sfida verso obiettivi molto alti di autorealizzazione, la mancanza di empatia, via via fino a una manipolazione dell'altro per poter tenere insieme in piedi questa impalcatura che è anche, diciamo così, lo sfruttamento interpersonale che inizia ad avvicinare le forme gravi di narcisismo alle tematiche di cosiddetto narcisismo maligno o di psicopatia. Mi fa andare avanti per cortesia. E quindi vedete che siamo su una, una sorta di filo. Su cui funambolicamente la nostra vita narcisistica cammina anche attraversando nell'ambito dello stesso individuo eh, e, nel, e nell'ambito della stessa vita o della stessa fase della vita posizioni diverse, l'inferiorità, la fragilità, cioè un narcisismo che guarda l'altro dal basso verso l'alto, perché io non sarò mai come te, ma alberga, come dicevo prima, distruttività e invidie e invece un sentimento di superiorità e di arroganza, cioè il narcisismo cosiddetto contundente, che guarda l'altro dall'alto verso il basso, perché io sarò sempre meglio di te. Vedete che è una fluttuazione. Mi fa andare avanti ancora. E allora, declinando, questo è un piccolo schema, l'unico schema che c'è nel mio libro, declinando in modo un pochino più articolato, il narcisismo fragile presenterà ipersensibilità alla critica, una continua ricerca di approvazione, una invidia corrosiva e un senso di vergogna per non essere. Quello che vorremmo essere e la paura che gli altri possano scoprire che non siamo quello che idealmente ci aspettiamo, quindi una grandiosità più segreta, mentre nel narcisismo arrogante i sentimenti di superiorità, l'arroganza, l'egocentrismo e la grandiosità, appunto, sono esplicitati. Tanto è vero che un grande psicoanalista della, degli anni 60-70, Herbert Rosenfeld, conia un'immagine molto calzante perché anche da l'idea della, della relazione, eh, diciamo così, pelle a pelle che si ha con le, le preoccupazioni del, dell'incontro con l'altro nel narcisismo e dice che il narcisismo arrogante è un narcisismo thick skin, cioè a pelle spessa, un, e, e tra l'altro ho trovato molto divertente che Gadda... Che conosceva di psicoanalisi, parla del, 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 dell'uomo narcissico nel suo meraviglioso Eros e Priapo, dicendo legolatra ippopotamico. Quindi, insomma, parlando proprio di questo aspetto coriaceo e contundente della pelle del narcisista, oppure la thin skin, la pelle sottile, del narcisista fragile. Mi Uh, avvio alla conclusione perché la nostra sabbia sta per finire ed è tipico delle persone narcisiste occupare più spazio di quello che uh, gli viene assegnato e quindi non posso certo permettermi col tema che ho trattato di fare questa figuraccia, ma ricordate che più ci si spinge oltre i territori del narcisismo arrogante e si arriva a quelli del narcisismo maligno dove la manipolazione, lo sfruttamento interpersonale e anche i tratti paranoidi prendono, e sadici prendono un po' il sopravvento, per chi segue le serie un ritratto perfetto di narcisista psicopatico che è l'ultima stazione di questo territorio estremo del narcisismo, è per esempio il protagonista di The Serpent, la serie che racconta di questo psicopatico che negli anni 70 nel Medio Oriente cogliendo con l'intuito eh, narcisistico la debolezza dell'altro, lo seduceva e lo eh, diciamo manipolava fino ad ottenere il proprio scopo, che naturalmente era uno scopo di sfruttamento e di, e di dominazione. Un'altra eh, interessante, diciamo così, eh, narrazione sulle devastazioni del narcisismo a livello psicopatico e il grande vuoto morale che poi questo contiene è nel bellissimo romanzo di Nicola La Gioia la città dei vivi, che a partire da un episodio di cronaca pagina dopo pagina racconta e mostra come appunto eh, la tematica della, di una difficoltà di ancorarsi al senso del proprio lavoro e quindi a, del valore, e quindi anche questo senso di sicurezza individuale a un certo punto appunto può manifestarsi con modalità violente e con modalità di sopraffazione. Chiudiamo con un ultimo mito che è quello di Dedalo e Icaro. Perché nell'arcipelago nell N è importante ricordare anche questo mito? Perché la qualità del nostro volo, diciamo così, narcisistico, l'altezza di volo che scegliamo nella vita è molto legata alle ali che i nostri genitori hanno messo sulle nostre scapole. Il mito di Dedalo e Icaro a un certo punto dice una cosa bellissima, se volerai troppo in alto, dice il padre all'adolescente, vedete un altro adolescente come narciso, all'adolescente Icaro le tue ali bruceranno. Ecco il narcisismo grandioso e cadrai. Se volerai troppo in basso quindi non riuscirai a dare senso e valore alle tue ambizioni, le tue ali si inzupperanno di salsedine e cadrai un'altra volta. Ma la giusta altezza di volo è molto legata alle aspettative narcisistiche che i nostri genitori mettono sulle nostre spalle. E quindi questo ci insegna che la tematica del narcisismo non è solo la tematica orizzontale di come ci relazioniamo all'altro nella nostra vita di tutti i giorni, di come amiamo, di come lavoriamo ma è anche un tema molto verticale, cioè che cosa abbiamo ricevuto nella nostra infanzia, nelle nostre relazioni primarie, nelle aspettative delle nostre famiglie e che cosa trasmettiamo alle generazioni future. Quindi in questa dimensione di orizzontalità e di verticalità si compie la, la realizzazione appunto più o meno grandiosa o più o meno fragile di questa eh, dimensione che comunque abitiamo quotidianamente tutti, che è quella della personalità narcisistica. Grazie. Grazie a Mo Vittorio. E la Clessidra ha avuto così paura di sembrare un po' troppo egocentrica che ha deciso di non funzionare per, per non disturbare. Speriamo che questi 30 minuti un po' egoriferiti abbiano lasciato un segno nella vostra giornata e torneremo a mettere l'accento questa volta su Dante, tra pochissimo alle 11, con Giuseppe Antonelli, sempre qui in casa Accenti. Trovate i libri al banchetto sulla destra, e anche per se Vittorio vorrà firmare alcune copie. E anche l'uscita è sempre sulla destra. Buona giornata a tutti. Grazie mille.